ritenuto opportuno presentarla alla città prima del Consiglio Comunale, proprio in un'ottica di massima trasparenza. E andrei direttamente a illustrare quelle che sono le richieste che attraverso questo ordine del giorno noi poniamo all'amministrazione. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna la Giunta del Sindaco a stabilire ed approvare delle linee guida dell'ente che stabiliscono la necessità di evitare periodi di vacatio legis eccessivi, assicurando l'avvio del procedimento di revisione del RUC in tempo utile rispetto alla scadenza naturale dello stesso atto. Non possiamo più accettare che nella programmazione urbanistica della città gli strumenti urbanistici siano esposti alla possibilità dell'arbitrio politico, come è successo in questa occasione, in cui scientemente si sceglie di non scegliere per il futuro della città e in cui non si procede in tempo utile, perché quando entra in vigore il regolamento urbanistico si conosce necessariamente e ex lege la sua scadenza. Noi non possiamo permetterci in futuro che si ripeta in qualsiasi situazione che il Comune si ritrovi nuovamente in un periodo senza regolamento urbanistico valido. Quindi questo è un aspetto importante. L'amministrazione pubblica deve necessariamente dotarsi di strumenti che obblighi se stessa a avviare il percorso di revisione del regolamento urbanistico in tempo utile per la scadenza dello stesso, a procedere nel percorso necessario ed irrinunciabile di superamento del concetto dell'ennesima variante o variante ponte, riconsegnando certezza e capacità di sviluppo pluriennale alla città attraverso l'elaborazione tempestiva e celere di un nuovo regolamento urbanistico che sia capace di concretizzare strumenti urbanistici atti al recupero delle volumetrie dismesse, alla valorizzazione degli interventi sociali e di edilizia popolare, promuovendo l'effettivo recupero di quelle aree dismesse e post-industriali presenti sul territorio del nostro comune. Un percorso che sia pubblico, trasparente e fatto insieme ai cittadini. A ripensare le recenti scelte urbanistiche dell'ente, individuando il percorso amministrativo più consono e ridare piena validità a tutti i piani urbanistici attuativi vanificati dalla recente delibera di giunta. Quindi in sostanza si chiede un passo indietro alla giunta evidente. Ad avviare un percorso trasparente e pubblico di ascolto della città, in accordo con quanto sottoscritto dallo stesso ente in merito all'importanza della sussidiarietà e della partecipazione, in merito al proprio futuro urbanistico nel quale sia protagonista l'incontro e l'ascolto di tutti i cittadini, delle imprese e di tutte le forze politiche e sociali che compongono la nostra comunità. Ad avviare un percorso di revisione, se necessario, di rinnovamento, oltre che di rafforzamento, delle strutture tecniche in forza al Comune per assicurare la massima funzionalità per i cittadini, per gli operatori economici e sociali, per le imprese. A superare quanto prima l'interim del sindaco alla gestione della programmazione territoriale dell'ente. E mi dispiace, Presidente, che non sia presente il sindaco, ma lo ribadisco. A superare quanto prima l'interim del sindaco alla gestione della programmazione territoriale dell'ente, nominando un nuovo assessore, ridando slancio alla necessaria visione dello sviluppo della città. A rimettere al centro del futuro della città, fatte salve le prerogative della stessa giunta comunale, il ruolo e le prerogative ex lege del Consiglio Comunale di Empoli, nella consapevolezza e nella irrinunciabile convinzione che solo un percorso trasparente, lontano da interessi diversi da quelli della collettività, possa essere l'unica strada in grado di garantire la promozione di una pubblica amministrazione al servizio del territorio e l'attuazione di politiche virtuose per il coinvolgimento attivo della popolazione nella determinazione del futuro della città. Dobbiamo prendere atto che lo sviluppo di questa città non può attendere. I cittadini, gli imprenditori, tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo del bello e lo sviluppo dell'utile alla città non possono attendere che gli uffici o comunque l'amministrazione e il ruolo politico, la giunta, faccia trascorrere altri 3 anni, altri 4 anni per la determinazione di un nuovo regolamento urbanistico. Non possiamo assumerci la responsabilità di non rispondere oggi ai cittadini. Noi oggi una risposta a questi cittadini gliela dobbiamo dare. Ricominciamo a parlare di diritti, di visione della città,
ma anche di necessario sviluppo. Ascoltare i cittadini non è un'opzione, ma una necessità nell'applicazione di politiche per il territorio, oltre alla democrazia e al buonsenso. Allora, grazie consigliere. Grazie. Consigliere Scioni, l'ordine del giorno. Sì. Sì, il nostro ordine del giorno recita: premesso innanzitutto è la legge Regione Toscana 1/2005, accompagnata dai suoi numerosi regolamenti, interrompe paradossalmente ogni 5 anni la pianificazione dei terreni in espansione, anche se è stata approvata dal Consiglio Comunale e pubblicata sul BURT. Premesso inoltre che è difficile sempre mettere d'accordo i vari proprietari su detta pianificazione ed i comuni in generale non vogliono applicare l'articolo 66 di detta legge, che è quello che dice si può espropriare, che il perfezionamento della pianificazione dei terreni è una lunga trattativa tra tecnici dell'amministrazione comunale e tecnici privati incaricati della redazione del piano di lottizzazione, che spesso si devono chiedere esclusioni, aggiunte o varianti a detti piani, tanto che gli anni passano e quando viene raggiunto finalmente l'accordo di tutti c'è lo scoglio imbuto della commissione edilizia comunale. Successivamente il progetto viene approvato in Consiglio Comunale. Dopo appena 5 anni, se il PUA non arriva alla sua conclusione con la firma della convenzione, ecco che tutto il lavoro, che è stato praticamente quasi completato, non ha nessun valore e necessita ricominciare l'iter amministrativo e burocratico dall'inizio. Premessa ancora che qualsiasi decisione relativa al PRG, compreso l'avviso pubblico, dovrebbe essere demandata al Consiglio Comunale, supremo organo istituzionale amministrativo della città, e che queste decisioni non dovrebbero essere segretate dalla Giunta, ma prima dovrebbero essere democraticamente discusse in Consiglio Comunale, e che inoltre necessitano di un'adeguata e accurata indagine e uno studio profondo relativamente all'utilizzo del patrimonio edilizio esistente riguardante le residenze, e non solo queste, alla loro disponibilità, alla conservazione, alla tipologia attuale e futura. Necessitano di un'indagine e uno studio sulla popolazione, sul suo incremento o decremento, sui flussi migratori, sul saldo anagrafico, sulle abitudini dei cittadini. Necessitano di un'indagine e uno studio sulle attività presenti sul territorio, la tipologia in termini di specializzazione e di lavorazione, la loro situazione economica, il loro avvicendamento nel tempo, il saldo delle attività durante il periodo di crisi e sviluppo, il fabbisogno di superfici per la lavorazione e lo stoccaggio. Necessitano di un'indagine e di uno studio approfondito e circostanziato dei cambiamenti che sono sopravvenuti nei vari periodi, in funzione dei molti fattori che intervengono o interverranno nell'edilizia residenziale o di tipo industriale, che sono già presenti o necessitano sul nostro territorio, specialmente in questo momento ancora difficile, ma in cui sembra che si stia uscendo dalla crisi nazionale e internazionale che ci ha attanagliato. Devono passare al vaglio di tutte le categorie economiche e non, che si esprimano in funzione della situazione del momento, elaborando ipotesi di variazione nel caso che le previsioni non fossero più attuali oppure si sentisse da parte di queste altre necessità impellenti. Devono riguardare i parametri e gli indicatori di criticità della città in termini di ambiente e territorio. E che inoltre qualsiasi errore di valutazione porta conseguenze imprevedibili sia sulla qualità della vita dei cittadini, sia sull'economia della città, visto anche il momento difficile che viviamo. Ci sono errori che provengono dal passato, li portiamo avanti da anni, vanno corretti con apposite previsioni derivanti non solo da un nuovo regolamento urbanistico, ma anche da stili di vita che riguardano l'ecologia, l'ambiente e il territorio. Lo strumento urbanistico deve essere quanto mai elastico per le correzioni veloci da apportare per necessità momentanee e inderogabili, ma anche particolarmente intransigente su norme e regole
soprattutto non può andare in decadenza visti i tempi burocratici e decisionali delle istituzioni che molto spesso danno risposte tardive, rendendo inutile il lavoro e gli accordi presi, gettando al vento questo lavoro e il denaro che è costato, sia in termini istituzionali sia dei singoli cittadini. Senza contare i problemi e le difficoltà a mettere d'accordo i proprietari dei terreni inseriti nelle zone di espansione per lottizzarle e renderle edificabili, quando da parte dei comuni si preferisce non servirsi dell'articolo 66 della legge Regione Toscana 1/2005. La trasparenza delle decisioni prese dalle istituzioni dovrà essere garantita anche ai non addetti ai lavori, ma soprattutto queste decisioni dovranno essere pubblicizzate per rendere evidenti a chiunque i cambiamenti che si intende fare sul territorio. Visto che la trasparenza dell'amministrazione comunale si misura proprio su queste decisioni che potrebbero essere rese pubbliche e dibattute democraticamente prima di approvare le delibere relative. Visto che è più di un anno che è decaduto il PRG e che i cittadini aspettavano molto prima queste risposte, notevolmente tardive alle loro domande e richieste, visto che comunque le decisioni della Giunta, andando contro gli interessi dei cittadini e delle categorie economiche, sono state rivelate prima che venissero rese pubbliche, tanto che la protesta degli interessati ha anticipato gli eventi, visto che all'interno della Giunta o del PD, partito di maggioranza relativa, esistono delle crepe che anticipano all'esterno le decisioni da prendere, sarebbe stato molto più corretto istituzionalmente e democraticamente che prima di prendere tali decisioni si fosse indetto un dibattito pubblico e non una conferenza stampa riparatrice giustificativa dopo le proteste della cittadinanza. Ciò ha dato prova di una notevole mancanza di trasparenza verso la città amministrata e di un comportamento opaco verso tutti i cittadini non informati e le categorie interessate. Visto che molti accordi, anche di tipo economico, erano stati portati a termine sulle previsioni del PRG, era dovere dell'amministrazione comunale documentarsi e avvisare i cittadini su cosa stava accadendo, visto e considerato anche le lungaggini burocratiche che hanno portato alla decadenza dei PUA. Lungaggini burocratiche e adempimenti complessi nei quali la macchina amministrativa comunale non si può esimere da alcune colpe. Il Consiglio Comunale inoltre si domanda quali sono stati i motivi per cui si è fatta ai cittadini una comunicazione così tardiva sulle decisioni prese, in mancanza di comunicazioni e notizie ufficiali per oltre un anno. Qual è il ruolo del garante della comunicazione e quali mezzi gli vengono e gli sono stati concessi in generale e in questo caso particolare? Quali saranno i metodi di comunicazione e le metodologie di intervento della Giunta nei prossimi studi e approvazioni degli strumenti urbanistici per renderli più trasparenti per i cittadini anche non addetti ai lavori? Se è il caso di eseguire un'indagine amministrativa sulle cause che hanno portato alla mancata segretazione delle notizie trapelate dalla Giunta, non tanto nel caso in questione, ma soprattutto per i casi a venire, veramente da non rendere pubblici e riguardanti soprattutto le persone. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale richiede urgentemente per esaminarli, in formato cartaceo o informatico, tutti i dati e i risultati provenienti dalle indagini e dalle ricerche, anzi esposte, ed eseguite per la Giunta, prima che questa rendesse pubbliche le decisioni sopra riportate. Si sente amareggiato, offeso ed umiliato che sia stato lasciato completamente all'oscuro delle decisioni pianificatorie relative al nostro territorio, visto a posteriori che queste potevano anche essere non segretate. Si dovrà attendere molto tempo ancora per il nuovo PRG o le varianti all'attuale, visti i tempi geologici con cui vengono eseguite le variazioni agli strumenti urbanistici del Comune di Empoli. Si domanda inoltre se il recupero del patrimonio edilizio esistente andrà avanti con lo stesso ritmo di sempre, in quanto saranno sempre meno le persone che vorranno abitare in centro se rimangono gli standard attuali che rendono le abitazioni nuove più funzionali e desiderabili. Se nel momento in cui entra in vigore la cedolare secca degli affitti, il patrimonio edilizio diviene una fonte di investimento più redditizio per i proprietari
e gli investitori abituali, col vantaggio che potrebbero essere costruiti più abitazioni o capannoni da collocare sul mercato delle locazioni a disposizione di tutti, e forse ciò porterebbe